siamo in compagnia di Gianluca Lo Befalo, CEO di QW Capital. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi. Volevamo partire, come di consueto, con un commento su tutto ciò che riguarda i mercati. Oggi è l'ultima seduta dei mercati, poi segue il weekend. Che cosa è che sposta i prezzi a Wall Street oggi? Sì, sicuramente il movimento che stiamo vedendo sulla curva dei tassi di interesse, quindi questo risveglio di aspettative di inflazione, che paradossalmente è quello che le banche centrali hanno cercato in tutti i modi negli ultimi anni di stimolare, che però adesso quasi paradossalmente potrebbe essere un rischio di instabilità, cioè l'inflazione la si vuole, si vuole che il mercato abbia delle aspettative di inflazione in salita, però ovviamente idealmente si vorrebbe che fossero a maniera graduale, ma questa è la cosa veramente più difficile. La grande scommessa è proprio quello di riuscire a trasferire un messaggio di aspettative di inflazione graduale, nonostante il turbinio di volatilità liquidità che è stata investita negli ultimi anni da parte dell'autorità. Questa sarà la grande scommessa del prossimo futuro. Assolutamente sì. Poi ieri abbiamo sentito Janet Yellen, il nuovo segretario del Tesoro, che ha sostenuto in maniera molto franca la proposta di Biden per il pacchetto di aiuti di stimoli fiscali da 1.900 miliardi. C'è stato un dibattito davvero importante. Da una parte i repubblicani non vogliono questa somma perché dicono già abbiamo approvato più di 4.000 miliardi, quindi già si tratta di una somma importante. Poi dall'altra parte ci sono tutte le preoccupazioni che riguardano l'inflazione, un possibile spike di inflazione nel medio a lungo termine a partire dagli Stati Uniti, che poi successivamente queste preoccupazioni si sono spostate anche verso l'Europa. Ecco, lei da quale parte sta? E cioè sostiene la teoria di Yellen, che dice ok, abbiamo più o meno 10 milioni di persone che sono disoccupati, abbiamo bisogno di questi soldi, se no le ripercussioni sull'economia saranno ancora più gravi, o dall'altra parte che dice con tutta questa liquidità ci ritroveremo l'inflazione a livelli forse troppo alti? Beh, allora è un problema estremamente difficile da cui dare una soluzione sintetica. Sicuramente stiamo parlando di un'economia come quella americana in cui il 70% del prodotto interno lordo è collegato ai consumi. Questo direttamente collegato ai consumi, quindi indirettamente stiamo dicendo che la stragrande maggioranza del prodotto interno lordo, oltre l'80%, è direttamente o indirettamente collegato ai consumi. Quindi c'è questo motivo dietro il bisogno di ridurre l'effetto di questi 10 milioni di persone che appunto non hanno possibilità di andare avanti. Dall'altra parte è vero, si è spinto moltissimo già sulla leva fiscale in un'economia che ha un debito sul prodotto interno lordo che incomincia ad avere superato già i livelli di soglia, dove secondo una teoria molto diffusa si ritiene che se siamo oltre il 100% un'economia ha difficoltà a crescere. Quindi il problema è un problema reale, con l'aggiunta che tutta questa liquidità, sia dovuta al stimolo fiscale sia a quello stimolo monetario, a un certo punto inizierà a trasferirsi sempre di più nell'economia reale. Fino adesso è stata quasi più concentrata nell'economia finanziaria e quindi abbiamo avuto un'inflazione solo negli asset finanziari, ma quando incomincia anche ad avere i suoi effetti sull'economia reale, effettivamente quello che dicevamo prima, la crescita inflazionistica è difficile riuscire a controllarla, ad addomesticarla, come dicono in inglese, a taming it, in maniera tale che abbia una crescita graduale. Purtroppo l'inflazione è una di quelle variabili che cresce in maniera non lineare, quindi è facile passare da aspettative sotto il 2% a aspettative molto oltre il 2%, e lì poi diventa difficile dover ricorrere a una stretta creditizia o di politica monetaria per controllarne poi gli effetti. Quindi non è una soluzione molto facile, non è facile oggi essere nel ruolo di Janet Yellen o di Jay Powell per gli Stati Uniti, perché comunque si trovano in una situazione estremamente complessa. Sì, sicuramente, non solo loro, direi lo stesso anche per Christine Lagarde e tutti i leader europei, a partire da Mario Draghi, il nuovo premier d'Italia. Intanto però vorrei rimanere un attimo sugli Stati Uniti. Che cosa significherebbe per i mercati un'approvazione dal Congresso di questo pacchetto di 1.900 miliardi? Perché ormai mi sembra che abbiamo visto negli ultimi giorni nuovi massimi storici, anche in questo momento si stanno muovendo vicino ai massimi storici. Quindi che cosa vorrebbe dire per i mercati, o hanno già scontato questa approvazione?
Esatto, ci tengo a puntualizzare questo. Questa manovra in parte è già scontata, cioè se domani venisse, lunedì venisse approvata, la prossima settimana, non dobbiamo credere che i mercati crederebbero da un momento all'altro che c'è questa nuova manovra fiscale e dovrebbe essere scontata, è già ampiamente scontata. Quindi l'effetto immediato, a parte il cosiddetto sugar rush che ci potrebbe essere nelle prime ore di trading, in realtà è già abbastanza già nei prezzi. Il problema sarà vederne la sostenibilità, cioè qui il problema non è le manovre fiscali piuttosto che le manovre monetarie, la magnitude, la dimensione di questi pacchetti, che sicuramente la pandemia le ha giustificati, siamo trovati a fronteggiare una situazione estrema. Il problema è la sostenibilità, sarà possibile riuscire a sostenere questa crescita dei mercati finanziari? Cioè siamo usciti da un anno terribile di pandemia con gli indici tutti, quantomeno nel mercato americano, in territorio fortemente positivo. Sarà possibile sostenere questo? E anche se non dovessero esserci una crescita così violenta dei mercati finanziari, questo non significa necessariamente che le manovre fiscali o monetarie non stanno svolgendo il loro ruolo. Questo è molto importante. Ci troviamo all'interno di una bolla speculativa, secondo lei, e poi andremo anche a vedere tutto ciò che è successo ieri durante l'udienza di Robin Hood. Sì, allora, sicuramente stiamo iniziando a vedere dei movimenti che potrebbero dare idea di una bolla, sicuramente in alcuni settori. Cioè è uscito proprio l'altro giorno un'analisi che evidenziava come il famoso Buffett Indicator, che si riferisce a Warren Buffett, cioè la semplice misura del valore di mercato degli indici azionari verso il prodotto interno lordo, verso il GDP, che aveva toccato un massimo intorno all'1.9 nel 2000, adesso è oltre il 2.1, e quindi se dovessimo valutare, per esempio, utilizzando questo indicatore sintetico, uno potrebbe dire siamo addirittura più in bolla del 2000, però dall'altra parte abbiamo dei tassi di interesse molto più bassi, e i tassi di interesse, qui ritorniamo all'inizio della conversazione che abbiamo appena avuto, sono fondamentali, perché indipendentemente da qualunque asset class noi consideriamo, sono alla base di qualunque valutazione. Quindi un incremento dei tassi di interesse dalla parte super breve, cioè sotto i 2 anni, fino al 10 anni, che è diventato sempre di più il benchmark di riferimento, e questi hanno un effetto su qualunque asset class e sulle aspettative di guadagno di qualunque attività finanziaria. Quindi questo è il punto fondamentale. Ecco, vorrei parlando di speculazioni, ma anche manipolazioni di mercato. Abbiamo notato negli ultimi giorni che cosa hanno causato alcuni tweet di Elon Musk per quanto concerne gli acquisti del Bitcoin, e poi tutto ciò che è successo ovviamente con il titolo GameStop. Ieri abbiamo sentito l'udienza davanti alla Commissione Servizi Finanziari della Camera Americana sul caso GameStop. L'attenzione ovviamente è puntata su Vlad Tenev, il CEO di Robinhood, e sulla sua creatura per il trading a costo zero, appunto Robinhood, in particolare per il rapporto che ha con Citadel, al quale affida la realizzazione degli ordini piazzati dai risparmiatori. Ci sono state tantissime domande, lui è stato attaccato più volte, soprattutto perché ha sospeso il trading, ma ci tengo a precisare, gli acquisti, non le vendite sul titolo, quindi questo punto era interessante, ma a mio avviso i legislatori non sono riusciti a toccare il punto, ovvero la volatilità che abbiamo notato, ovviamente che riguarda questo titolo con alcuni altri titoli. Lei che cosa ha capito da questa udienza? Perché la risposta spesso è niente. Sì, in realtà lì c'è un problema che va regolamentato un nuovo mercato, perché ci siamo trovati, bisogna fare un piccolo passo indietro, nel 2008, subito dopo la crisi finanziaria, quando le banche sulla base della Volcker Rule e della nuova regolamentazione implementata hanno avuto, vista la loro attività di trading, di operatività sui mercati ridotta, per cui si è venuto a mancare un ruolo importante di market making, di liquidità delle banche d'affari. Ovviamente c'è stato bisogno di un sostituto, quindi si è, diciamo, tollerato, si è permesso a cosiddetti high frequency trader di poter svolgere un ruolo di market maker di liquidità, che benissimo, va benissimo un'innovazione. Il problema è che però il ruolo che gli high frequency trader hanno seguito, e quindi qua ci riferiamo a Citadel, ci riferiamo a Virtu e gli altri
diciamo, operatori che sono stati menzionati ieri in vari momenti durante l'analisi della testimonianza della Commissione, effettivamente questi operatori possono offrire una liquidità, però la liquidità che offrono sono strutture private, non è per fine, perché il mercato sia stabile e solido, ma hanno una obiettivo di profitto, sono delle società che devono raggiungere degli obiettivi di guadagno. Quindi il problema è stato che negli ultimi anni ci siamo affidati a questi provider così di liquidità, che però per definizione non possono nel loro DNA offrire liquidità in tutte le situazioni di mercato. Quindi alla fine si è creato uno spazio non ancora regolamentato di informazioni, di privilegio di esecuzione, che negli anni si sono verificate anche prima di questa GameStop, diciamo, saga che si è creata nelle ultime settimane, dove si notava che gli operatori che avevano un maggiore vantaggio nel processare le informazioni dal punto di vista vantaggio di velocità avevano una serie di benefici diciamo, a danno degli operatori più classici. Questa è un qualcosa che va assolutamente risolto, va assolutamente regolamentato, va detto che però è anche un qualcosa che di nuovo che non c'era prima, e quindi è giusto che il regolatore intervenga, è giusto che si regolamenti e si renda un level playing field, cioè si permettano di avere gli stessi vantaggi, gli stessi benefici a qualunque operatore, ed è questo un buon primo passo importante in quella direzione. Intanto sto leggendo alcune domande sulla nostra live chat, ci chiedono perché si vuole regolamentare GameStop e non il Bitcoin. No, assolutamente, questo deve essere un qualcosa generale, non è GameStop piuttosto che Bitcoin. Bitcoin andiamo in un'altra dimensione, cioè una cosa è verificare che effettivamente questa liquidità che si è sprigionata sui mercati, dovuta al solito discorso di manovre fiscali e manovre monetarie, va a indirizzarsi in vari asset, anche perché molti classici diciamo investimenti, tutto quello che è la parte del tasso di interesse o comunque a rischio basso, ormai offrono dei rendimenti quasi inesistenti, quindi c'è la ricerca di alternative di investimento, e questo è un discorso dovuto alla liquidità. Per quanto riguarda il fatto di dover controllare quello che è successo con GameStop, c'è un problema di il vero punto è questo fatto che Robinhood ha offerto a determinati operatori gli order flow, e bisogna capire se questo ha avvantaggiato Citadel o chi per lei rispetto ad altri operatori. Il discorso Bitcoin va in un discorso più ampio di asset allocation e sicuramente di capire queste criptovalute che valore avranno. Che ruolo hanno? Un ruolo come storage di ricchezza, come potrebbero essere le valute, l'oro e tutti i metalli preziosi? Può essere un mezzo di scambio, ma allora se è un mezzo di scambio, come si porranno le banche centrali nella loro regolamentazione? Ad oggi potrebbe succedere che da un momento all'altro una banca centrale possa decidere che il Bitcoin o chi per lei non venga più considerato una valuta regolamentata, autorizzata, cioè siamo ancora in un campo di esplorazione. Quindi chiunque dovesse investire in Bitcoin sappia che sta investendo in un qualcosa che adesso è ad altissimo rischio, sia al rischio finanziario, puramente finanziario, sia rischio regolamentare. Assolutamente sì, infatti andiamo a vedere velocemente il prezzo del Bitcoin. Secondo lei, siccome ultimamente si parla tanto sia di manipolazione di mercato sia di regolamentazione, per il momento ovviamente il Bitcoin non è regolamentato, questo è ovviamente che piace a tantissime persone, tantissimi investitori, e spesso anche connotato con riciclaggio di denaro, lo hanno detto più volte sia Christine Lagarde della BCE che anche Janet Yellen, per la verità era un po' scettica nei confronti del Bitcoin. Ciò nonostante, la criptovaluta continua ad aumentare di prezzo, questo è anche un po' dovuto che c'è un minimo di offerta. Non sono all'infinito, ecco, non sono un numero infinito i Bitcoin, quindi per quello che probabilmente c'è anche una specie di domanda a questi livelli. Volevamo appunto capire, secondo lei, quale il futuro potrebbe essere un'accettazione più importante del Bitcoin, visto che per esempio il New York Mellon Bank, che è la banca più vecchia degli Stati Uniti, ha cercato di introdurlo nei propri portafogli.
Sì, assolutamente. Poi c'è da fare un discorso molto chiaro. Una cosa è il Bitcoin, che è una delle criptovalute e che è la più famosa, e come dicevamo dicevi tu un secondo fa, effettivamente è cappata a 21 milioni, quindi c'è un'offerta massima e questo sta influendo sulle quotazioni. Un discorso è il ruolo che le criptovalute, io sono molto fiducioso che col ruolo, col coordinamento delle autorità monetarie arriveremo ad avere le famose, le chiamano Central Bank Digital Currency, CBDC, cioè che supervisionate, controllate, regolamentate dalle autorità monetarie, le valute digitali saranno un'innovazione, quindi benvenuta l'innovazione. Al momento siamo come al solito quando ci trova nella fase di un'innovazione che richiede la regolamentazione, ancora non è regolamentata, ci troviamo di fronte ad un asset che è estremamente volatile. Nello specifico del Bitcoin o di tutte le cryptocurrency, al momento non è ancora chiaro se stiamo parlando di uno strumento di una valuta, quindi uno strumento per lo scambio di beni, se stiamo parlando di uno strumento che possa permettere il conservamento di un valore, quindi storage of value, come potrebbe essere un metallo prezioso, o uno strumento finanziario. Cioè al momento, proprio perché è innovatore, proprio perché non ne conosciamo ancora i dettagli, non è stato ancora regolamentato, si crea questa volatilità dovuta più alla confusione di che strumento potrà essere, ma che le valute cripto, o più per specifico in generale, le valute digitali, avranno un ruolo centrale nei prossimi anni, nei prossimi decenni, questo è certo. Questo non vuol dire che avremo queste salite o discese con questa volatilità, questo è diverso, questa è speculazione, ma che ben venga, perché fa parte di un processo di apprendimento, di internalizzazione di un nuovo asset nel sistema finanziario. Ma quel ruolo delle digital currency, delle valute digitali, sarà fondamentale nel prossimo futuro, è sicuro. Sì, sicuramente stiamo notando una crescita davvero significativa. Lei invece come commenta tutti questi tweet di Elon Musk? Perché ieri il trader, il cosiddetto Roaring Kitty, ovvero il trader che ha spinto gli acquisti su GameStop, e che ieri tra l'altro, quello che sorprende è che ieri ha ribadito durante appunto l'udienza che anche se gli hanno chiesto adesso lei è disponibile ad acquistare GameStop, e lui ha detto sì, assolutamente, al 100% mi piace il GameStop ed è l'unico titolo come tipo di giochi, quindi sul proprio settore è l'unico titolo, lo trovo molto interessante. Quindi diciamo che per quanto riguarda il Bitcoin, il cosiddetto Roaring Kitty può essere tranquillamente Elon Musk, si può chiamare manipolazione di mercato per interessi propri, tweet che fa o meno? Sì, però ecco, entriamo in un campo minato, perché Elon Musk è sicuramente un genio straordinario, sta rivoluzionando almeno due settori, cioè quell'automobile e le esplorazioni, diciamo, spaziali, diciamo così. Quindi sicuramente stiamo parlando di una persona che dovunque è intervenuta è stato un disruptor, quindi grande rispetto dal punto di vista intellettuale. Ora, in quei momenti che un tweet che viene mandato possa essere considerato un manipolatore, quindi l'intenzione di manipolare un mercato è un qualcosa estremamente difficile da valutare con le informazioni pubbliche che abbiamo. Non si può fare, secondo me, una regola generale. Sicuramente in alcuni casi è sembrato farlo veramente con l'intenzione di stimolare, dall'altra parte è libero di dire che una parte della liquidità della sua società venga investita in Bitcoin, come hanno fatto altre società, è perfettamente legittimo. Non da ultimo anche Bank of New York Mellon, che lo sta sdoganando dal punto di vista delle antiche istituzioni finanziarie americane. E questo, a dire che sia manipolazione, non è un bianco e nero, purtroppo lo sappiamo, in questo ci sono tante sfumature di grigio, quindi in realtà è da capire realmente se parliamo di manipolazione. È un'accusa grave, e giustamente il comitato ieri del Senato, secondo me, è iniziato a fare un ottimo lavoro. Bisogna regolamentare tutto ciò che è alta frequenza, bisogna regolamentare tutto ciò che è flussi di informazione privilegiati, perché era un problema che prima non esisteva. C'era il market making in mano alle banche d'affari, è un problema molto meno rilevante. Adesso lo è uno stato della natura, è un qualcosa che è così al momento il mercato. È giusto prenderne atto ed è giusto trovare le giuste soluzioni a questo eventuale problema.
Chiaramente in queste fasi si lascia libertà a vari operatori e quindi la volatilità che ne consegue, stimoli speculativi, però chiunque adesso scommetta su Bitcoin o GameStop comunque mette a rischio il proprio capitale, quindi è liberissimo di farlo, può andare bene, come ci sono state delle storie di successo con GameStop nelle ultime settimane, sono state anche storie di insuccesso, quindi è parte del ruolo di mercato, ecco. Assolutamente sì, la ringrazio Gianluca Lobefalo, CEO di QW Capital, grazie per essere stato con noi e buon weekend. Grazie a voi, buon weekend.